שלום עליכם קריבי, עוד שמיס השם זה מסכת בבא קמא דף ל"ד, אורי נציאמו דא סייד גדא סופרא. תורה בלני, נוסע זר שאני מסיינת לנו בריתה, שושה ומאתיים שנה גר שושה ומאתיים, ומתורו כאיר התם, כבליבה דוצ'נטו זוז, כאינקורנו ומתורו כבליבה אנקי דוצ'נטו זוז, וחבל בו בחמישים זוז, וכאוזון דה פרצמנטו די צ'ינקוונטה זוז, che perciò il toro danneggiato vale adesso 150 zuz. Vishavach amad al 400 zuz. E adesso il valore del toro danneggiato aumentò e vale 400 zuz. Non diciamo che il padrone del toro che incornò non dice adesso, dice, direbbe non devo pagare niente perché adesso il tuo toro vale di più. Ma invece il malolo is lo isicò, se non l'avesse danneggiato ai omega 800 zuz, adesso sarebbe valso adesso 800 zuz, e perciò noten kishat anezek, deve dare, deve pagare il valore del danno nel momento del danno, e non diciamo che consideriamo un momento più tardi quando il toro aumentò di valore, mentre invece se un toro nel momento che fu incornato il danno era di 50 zuz e dopo che lo incornò kachash, che il valore del toro diminuì a causa dell'incornamento, e dopo che fu portato in giudizio alla corte rabbinica e trovarono che il valore del danno era di 100 zuz, di pagare la metà del danno kishatam ad avvedin, come il valore, la metà del danno quando fu presente durante il giudizio, e perciò di pagare 50 zuz. Adesso un altro caso: se il danno era di 50 zuz e durante quando il toro danneggiatore incornò l'altro toro valeva 200 zuz, e dopo di ciò Shavach Hamazik, il toro danneggiatore aumentò di valore e da 200 zuz diventò, vale adesso 400 zuz. Cioè, nuovamente, se il toro danneggiatore aumentò di valore da 200 a 400 zuz, il danneggiato non può dire al danneggiatore che è socio con lui nel toro danneggiatore dal momento del danno, che perciò se il danno era 50 zuz, deve pagare 25 zuz, che è un ottavo del valore del toro, adesso, nel momento del danno. Però, se il toro aumentò di valore e adesso vale 400 zuz, il danneggiato non può dire al danneggiatore che vuole essere socio anche nello stesso ottavo, però nel nuovo valore superiore del toro, che è 400 zuz, perciò un ottavo e 50 zuz. No, non può dire questo. Però, se kachash, se il toro che danneggiò, toro danneggiatore, dopo il danno diminuì di valore e dopo lo portarono in corte, e durante la corte valeva adesso 100 zuz, la metà, adesso il danneggiato non può chiedere che vuole danno come nel momento che valeva di più, può essere socio, ma bensì come il momento kishatam ad avedin, quel momento come era quando fu portato in giudizio, che allora valeva di meno. Cioè, nuovamente, se il toro danneggiatore valeva 200 zuz e il danneggiato doveva ricevere un ottavo di ciò, cioè 25 zuz, e allora il valore del toro diminuì e da 200 diventò 100, il danneggiato riceve solo un ottavo di tale parte del 100 e non del 200, e perciò riceve solo 12 e mezzo zuz
non 25. Chi è Gmarà? Amar Mar? Adesso la Gmarà analizza ciò che abbiamo appena detto adesso. Se Shavach Amazik, se il toro danneggiatore aumentò di valore, il danneggiatore deve pagare Kishatanese. Quando, come il valore, il minimo valore, il valore all'inizio che era di minore, Chiamara, Mani, secondo quale autorità è questa opinione? Risponde Gmarà, è Rabbi Ishmaeli, è secondo l'opinione di Rabbi Ishmael, il quale disse Balchov hu, che il padrone del toro danneggiato non diventa padrone e socio col padrone del toro, ma bensì gli deve solo il debito, è un creditore nei suoi confronti. Vezuzio de Kamasikle, e gli deve denaro. E Masefa invece nella parte finale, quello che abbiamo appena studiato appena adesso, Kakash, se il toro danneggiatore diminuisce il valore, allora deve dargli, abbiamo visto, Kishatama Davidin, come valore che aveva nel momento che fu portato in giudizio, che era il valore minore. La preposizione rimane la stessa, ma il valore minore, valore di dopo. E perciò questo è Hasan Rabbi Akiva, queste sono le opinioni di Rabbi Akiva, il quale disse di Amar Shutfenino, che sono soci, ma ciò crea una difficoltà, poiché e non si può dire che Reisha Rabbi Ishmael Sefer Rabbi Akiva, che una parte della Braita è secondo un'opinione di un maestro Rabbi Ishmael e l'altra parte secondo l'opinione di un altro maestro di Rabbi Akiva, risponde con la no, no. Quella Rabbi Akiva, tutta la verità è secondo l'opinione di Rabbi Akiva. Ve'acha, e qui si tratta che, ma eschinan, che lo ingozzò per ingrassarlo, che il danneggiatore ingrassò il suo toro, e perciò tutto il valore aggiuntivo appartiene a lui e non al danneggiato. Chiamarà e che se si tratta che lo ingozzò, che lo rimpinzò, allora è Marisha. La parte iniziale della Risha è che riguarda il toro danneggiato, che valeva prima del danno valeva 200 sus, e dopo il danno e il suo valore fu diminuito di 50 sus e perciò adesso vale 150 sus, e dopo di ciò il valore del toro aumentò, aumentò a 400 sus. Abbiamo visto che il danneggiatore non può dire no, non devo pagare niente perché il toro ha aumentato di valore lo stesso, perciò perché devo pagare? Ma bensì, non tenlo Kishatanese, deve dargli il valore minimo durante il valore che aveva durante nel momento che fu danneggiato, e perciò 25 sus. Ma allora se è così, io che c'è pitmo, se diciamo che la parte iniziale tratta di che lo ingozzò, allora parte finale anche bisogna dire che si tratta che lo ingozzò, e perciò se il danneggiato lo ingozzò, si può forse dire che il danneggiatore può liberarsi e dire che non devo pagare, naturalmente che deve pagare, poiché danneggiò un toro che aumentò di valore per il fatto che fu ingozzato e fu ingrassato dal danneggiato, e perciò naturalmente che deve pagare per il danno. Risponde Amara Papa, Bishmael
bisogna dire che Reisha Mashkachala ben Bifat me Pitume, ben de Shavcha Mimena. Si tratta, la parte iniziale tratta che entrambi i casi, sia che lo ingozzò e sia che aumentò di valore da sé per il fatto che gli animali aumentarono il valore, il valore del mercato. Vitzich la Shmuina, e la ragione è per l'insegnamento che Dacha de Shvach Memela non tenno Kishatanese. Siccome il danno è un danno che aumentò di valore per il fatto che per il mercato, non che lui fece qualche azione attiva per migliorare il suo valore, ma bensì perché il mercato era così, che tutti gli animali aumentarono di valore. Però perciò bisogna che entrambi i casi si tratta che lo ingozzò l'animale. Però nel primo caso si tratta che sia che ingozzò e sia che non ingozzò, che aumentò di valore anche per il mercato. Però Seifa, la parte finale, l'homo scarta è la che scepitmo. Si tratta solo che il caso che il danneggiatore ingozzò il suo toro, ma non si tratta che aumentò di valore da sé. Ciò, se il danneggiatore ingozzò il suo animale, allora il danneggiato non può dire che vuole partecipare e si associa con lui, poiché l'aumento di valore è perché il danneggiatore lo aumentò di valore e perciò riceve il valore minimo, mentre invece se aumentò di valore perché il mercato aumentò, ma non perché fece un'azione attiva da parte sua, perciò in questo caso il danneggiato diventa sì socio del toro e riceve il valore maggiore più alto. Spiega Gemara, e il primo caso della Braita, Kachash, se il toro danneggiato, che prima il danno valeva 50 sus e poi quando Kishatan Adavadin, quando fu portato in giudizio, il danno aumentò a 100 sus, allora il danneggiatore deve pagare la metà del danno Kishatan Adavadin, cioè la metà di 100 sus, perciò deve pagare 50 sus. E dice Gemara, Kachash Mahamat Mai, la Gemara chiede per quale ragione perse il valore. Il leva di Kachasha Mahamat Melacha, se perché lavorò troppo, l'emale, allora il danneggiatore potrebbe dire al danneggiato, At Makhash Ve'ana Yaivna, tu hai causato che il toro perda di valore a causa che lavorò troppo dopo che fu colpito quando fu incornato dall'altro toro, e tu vorresti che io paghi? No, io non devo pagare. Spiego a Marabashi, si tratta che perse il valore poiché di Kachash Mahamat Makkah, a causa del colpo stesso che fu incornato, poiché Damarlei Kana Torah Kvirabei, che il corno del tuo toro è ancora inficcato nella carne del mio toro, vuol dire che ancora soffre le conseguenze del danno e perciò deve pagare per l'aumento del danno, cioè come nel momento che fu portato in giudizio che il danno era più notevole. Continuiamo la prossima Mishnah. Shor Shave Matayim, Shinagah Shor Shave Matayim, un toro che valeva 200 sus e incornò un toro che valeva anche 200 sus. Ben al velai affaclu, e la carogna non vale nulla. Amr Rav Meir, Azene Emar, Umachut Shor Achai e Vechatzut Kespo, che devono vendere il toro vivente, il toro che danneggiò, e con il ricavato deve pagare, con la metà del ricavato deve pagare la metà del danno. Amale Rav Yehuda, Bechan Alacha, sì, l'alacha è così, che deve dare la metà, ma questo non è il toro che disse la Torah,
poiché in questo caso Chianta o Machruta Sorachai o Chatzut Expo, è vero che questo è corretto, che venderanno il toro vivo, e divideranno il denaro, cioè la metà del danno. Però ve lo chiamta Begama Meti Chatzun, ma non hai preso in considerazione anche con la continuazione del verso, che dice che dovranno dividere anche, spartire anche il valore del danno del toro morto. Perciò disse la viuda, Bese se, qual è il caso del quale parla Torah? Sorsave Matain, ce ne va Sorsave Matain, come abbiamo visto nella Mishnah, Vanevela e Giaffa Hamishim, Zuz, che la colonia vale 50 Zuz, Zenotel Hatziachai e Hatziamet, Zenotel Hatziachai e Hatziamet, che ciascuno si spartiscono il toro vivo e il toro morto. Dice Gemara, Trabanan, abbiamo sentito una verità. Sorsa ve matayim, Shenagar Sorsa ve matayim, Vanevela Yafa Hamishim Zuz, come il caso di Rav Yehuda. Zenotel Chatzi Achai Vechatzi Amet, Zenotel Chatzi Achai Vechatzi Amet, Zuz Shor Amor Vatora, Divrei Rav Yehuda, come abbiamo visto la Mishnah. Meir Omer, En Zuz Shor Amor Vatora, questo non è il caso descritto della Torah. Ela שושה ומתיים, שנגח לשושה ומתיים. ונען בלה יפה כלום. קומיקה זה נושא משנה. אז זה נאמר, מחלו את השור החי וחצו את כפו. אלא מה אני מקיים וגם את האמת יחצו. קומי פוסו אינטרפריטרי, איל ורסו, כספרטירנו אנקי אילתור המורטו. Perciò dice Rabbi Meir che ciò che dice la Torah non è che il danneggiatore si prende, riceve la metà del valore della carogna, ma bensì Chatshe Pachato Mita Mechatzin Machai, cioè il danneggiato viene rimborsato per la metà della differenza tra il valore del toro mentre era in vita e tra il valore dopo la sua morte. Il denaro viene ricavato per mezzo della vendita del toro danneggiatore. E ciò che dice il verso, che divideranno il suo valore, non intende che divideranno, ma bensì che riscuoteranno il danno dal toro danneggiatore. Ciò che dice Vechatzu non vuol dire che divideranno, ma riscuoteranno. Come ad esempio, se il toro danneggiato valeva 200 sus, e dopo di ciò la carcassa valeva 100, perciò il danno è di 100, e perciò il danneggiatore deve pagare la metà prelevandolo dalla vendita del toro vivente. Chi Gemara? Migdi, consideriamo. Adesso la Gemara porta un caso particolare che in entrambi le opinioni, sia da Meir sia da Biuda, il caso è uguale, però la ragione è diversa. Adesso vedremo. Quindi consideriamo bene da Meir o bene da Biuda, sia secondo l'uno che l'altro, hai me avessimo il chemishashakim, che il danneggiatore riceve 125 zuz, e hai il danneggiato anche me avessimo il chemishashakim. Perciò chiamerà mai benaio, che differenza c'è tra i due casi? Poiché secondo Rabbi Meir il danneggiato prende possesso la carcassa che vale 50 zuz, e riceve 75 sus, cioè la metà del danno. Abbiamo detto che valeva 200 e adesso vale 50, perciò il danno è 150, prende la metà e che 75. Mentre invece secondo Rabbi Yehuda l'opinione è che il danneggiato prende la metà del toro vivente, che è
vale 100 e la metà della carogna che vale 50, perciò prende la metà e 25, perciò prende anche 125. Perciò chiedermela che differenza passa tra queste due opinioni. Amarava, la differenza è che Pratnevela i Kaminaio consiste nel deprezzamento della carcassa, poiché Rabbi Meir Savar Pratnevela Denizak Havi, che il danneggiato è il padrone assoluto della carcassa e lui se la prende e lui è responsabile di venderla subito e di non, affinché non deteriori e marcisca e perde valore continuamente, tutto il tempo perde sempre valore, sempre di più, finché non vale più niente. Virabbi Yehuda Savar, Pchatne Vela De Mazika Ve Palga, che il danneggiato, scusi, il danneggiatore anche perde per il fatto che la carogna perde di valore se non viene venduta subito, poiché secondo Rabbi Yehuda la carogna appartiene a entrambi, sia al danneggiato che al danneggiatore. Amale Abaye, disse Abaye a Rava, imken, mazzino Rabbi Yehuda, che troviamo che tam chamur mimuad, che un toro tam è più rigoroso di un toro muad, poiché un toro muad è il deprezzamento della carcassa, è completamente responsabilità del danneggiato, mentre invece secondo Rabbi Yehuda il danneggiatore deve partecipare e pagare la metà del deprezzamento. Vechitema Achinami, se vuol dire che infatti è così, che secondo Rabbi Yehuda il toro tam è più rigoroso di shormuad, che Ditnan, come studiato, riguarda un toro che fu custodito in maniera meno buona, una maniera peggiore. Rabbi Yehuda Omer Tam Chayav Umuad Patur. Vediamo che c'è una differenza tra i due casi, che Tam è più rigoroso di Muad, poiché vi è una disputa più avanti tra Rabbi Meir e Rabbi Yehuda, poiché in Daf Memhei, poiché secondo Rabbi Meir deve fare la guardia nella miglior maniera possibile sia un toro tam che un toro muad, mentre invece secondo Rabbi Yehuda deve fare buona guardia solo a un toro tam, ma un toro muad è sufficiente una minima sorveglianza, la quale consiste nel legare l'animale e chiudere la porta della stalla in maniera che resista a un vento normale, mentre invece secondo è per Invece per un toro tam la porta deve resistere ad un vento potente fuori dal comune. E ciò Rabbi Yehuda lo deriva dall'interpretazione dei versi. Ma dice Gemara che non è così, poiché Ema de Shamat le Rabbi Yehuda l'inyan Shmirah, dichtive Krai. Ciò che dice Rabbi Yehuda, che Shor Tam è più rigoroso di un Shor Muad, ciò si riferisce solo al fatto che il padrone deve essere di guardia in maniera corretta, ma il Shor Tam deve essere di guardia di più che un Shor Muad, e ciò deriva solo da versi, benché forse la logica è diversa. Ma così dice Rabbi Yehuda. Ma però riguardo ai pagamenti, Mishama Re, chi dice che Rabbi Yehuda ha l'opinione che Tam è più rigoroso di Shor Muad? No.
E adesso la Gemara porta una dimostrazione, poiché Vatania, Rabbi Yehuda Omer, Yachol Shor Shaveh Maneh, Shenagach Shor Shaveh Chamesh Slaim, והנבלה יפה סלע, זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וזה נוטל וחצי המת. שואל, אברהם פטור בן צארי, כמו שור תם, כבעלה, מנה צ'נטו זוז, כאינקורנא ומטורו, כבעלה בחמש סלעים, שואל, ונטי זוז, la carcassa del toro morto vale sela, cioè 4 sus, e perciò il din è, secondo la viuda, che ognuno, sia il danneggiato che il danneggiatore, ognuno prende la metà di ciascuno, sia del toro vivo che del toro danneggiatore, che il toro vivente. Scusi, il toro, metà del toro vivente e metà del toro morto. E perciò notel chatzi achai, che sono 50 sus, e chatzi amet, e la metà del toro morto, che sono 2 sus. Vese, il danneggiato anche prende la metà del toro vivente, 50 sus, e la metà del toro morto, che sono 2 sus. E perciò vediamo che il danneggiatore pagò di più di ciò che danneggiò. Ma in realtà Amrat non è così, poiché vechi muad le mai yotze lachmir alav o lachil alav. E per quale ragione la Torah menzionò il verso del toro danneggiatore dopo il toro, dopo il verso che descrive il din del toro tam? Cioè, prima c'è un verso che parla del toro tam, e dopo di ciò c'è un altro verso che parla del toro muad. Per quale ragione la Torah non descrisse entrambi, sia prima il toro tam e dopo di ciò il toro muad, nello stesso verso? Perciò, se lo descrive il toro muad in un verso separato, e ciò è quello che dice qui, lama yotze, lama yotze vuol dire perché, non vuol dire che esce, vuol dire perché è menzionato separatamente dal toro, da ciò che la Torah menziona, il shor tam, lachmir alav o lachil alav, è per essere più rigoroso o per essere più mite. E vi Omer, lachmir alav. Ma bisogna dire per forza che logicamente è per essere più rigoroso, che il suo dine è più rigoroso, poiché incornò più volte. E perciò, umamu adenom shalem, ela mashe isik, tam kal lo kol sheken, se il toro muad paga ciò che danneggiò, maggior ragione che il toro muad, scusi, il toro tam paga solo ciò che danneggiò e non di più. E perciò, riguardo a pagamenti, Rabbi Yehuda è dell'opinione che il toro tam è più mite, il din è meno rigoroso del din del toro muad. E perciò, come si può spiegare che riguardo al deprezzamento, che nel caso del Tam è rigoroso che il toro muad? E ciò respinge ciò che disse Rava, che il danneggiatore deve pagare anche per il valore del deprezzamento della carcassa. E la Maravigliana, perciò spiega Maravigliana, che il deprezzamento della carcassa del toro danneggiato, e il danneggiatore non guadagna di ciò, ma solo Shevach Nevelah. Lui ha un beneficio se la carcassa, invece di perdere valore, aumentò di valore.
diciamo per questione di mercato, la situazione di mercato cambiò e improvvisamente il valore del carne, anche di una carcassa, di un toro, anche aumentò di valore. E perciò, e questa è la disputa, il cabinaio è una disputa tra Rabbi Meir e Rabbi Yehuda, poiché De Mar, secondo Rabbi Meir, stava l'opinione che Denizakeve, che la carcassa appartiene solo al danneggiato, e perciò se aumentò di valore, ciò che aumentò appartiene al danneggiato, solo al danneggiato. Mentre invece Omar, cioè Rabbi Yehuda, Savar, l'opinione che valga che la metà appartiene sia al danneggiato che al danneggiatore. E perciò se aumentò di valore anche il danneggiatore guadagna di ciò. Ma ciò che lui guadagna, questo è solo nel senso che riduce il pagamento del danno, ma non vuol dire che veramente lui guadagna effettivamente, vuol dire solo che se il valore del toro è morto, la carogna aumentò di valore e lui deve pagare il danno, ciò che intende dire è che il costo del danno che lui deve rimborsare diminuì e deve pagare di meno adesso. Questo che intende dire, ciò riduce il pagamento. E adesso dice Rabbi Yochanan che ciò spiega, Aino di Kakashi Rabbi Yehuda, riguarda un'altra domanda che aveva Rabbi Yehuda, e ciò spiega che Ashta Damat Chas Rachmana Ilave de Mazik, che la Torah ebbe pietà del misericordia e del danneggiatore, e perciò Deshakir Bishivcha, che lui partecipa anche nell'aumento di valore del toro danneggiato. E dopo che morì, e dice la Biuda, Yahol, abbiamo potuto pensare che in questo caso, che la Torah ebbe pietà del danneggiatore, che Shorsha v'chamesh Sla'im, un toro che valeva 5 Sla'im, che sono 20 Zuz, Shenagach Shorsha v'Maneh, che incornò un toro che valeva un Maneh, che sono 100 Zuz, Vanevela, il toro danneggiato, Yafechamishim Zuz, adesso il toro è danneggiato, vale 50 Zuz, cioè la metà. Prima valeva 100, adesso 50. E avremmo potuto pensare che il dine che Ze Notel Chatzia Chai, Chatzia Met, che il danneggiato prende la metà del valore del toro vivente, cioè il toro danneggiatore, e Chatzia Met, e la metà del toro danneggiato, cioè il toro vivente sono 10 Zuz, e la metà del toro danneggiato sono 25 Zuz. Vese e Zenotel Chatziachai, Zenotel Chatziamet, ugualmente. Amrat, e devi dire per forza che non è così, poiché, vediamo che il danneggiatore guadagna di ciò. Ma non possiamo dire che guadagna, poiché Han Mazzino che Mazik Niskar, com'è possibile che un danneggiatore guadagna? Ha fatto causato un danno e guadagna? Shezen Niskar, potremmo forse dire che questo danneggiatore potrebbe guadagnare da ciò? Cioè, quello che dice Han Mazzino Mazik Niskar, Shezen Niskar, dove troviamo un caso che un danneggiatore può guadagnare, e che in questo caso questo danneggiatore guadagni, quello che lui dice. Veomer, dice la Torah, Shalem Shalem, che deve pagare, Shalem Shalem deve assolutamente pagare, deve pagare il danno. E perciò Baalim Shalmim ven Baalim Notim, il danneggiatore deve forza pagare il danno, non può guadagnare del danno.
Ed effettivamente ciò che intende dire è che il danneggiatore non può intascare un guadagno. Ed è importante capire questo concetto, che può solo beneficiare della diminuzione del danno a causa dell'aumento del valore della carcassa, perché questo è chiaro, che diminuisce il danno, ciò che deve pagare per il danno, e diminuisce poiché la carcassa aumentò di valore, ma non perché si prende il guadagno e se lo intasca. Chiacmarà, mai veomer, per quale ragione dice Chiacmarà che la viuda dice veomer, un'altra spiegazione, sarebbe stata sufficiente una spiegazione, perché sono necessarie due spiegazioni. E perciò dice che vechite ma hanimile, avremmo potuto dire che echadei capseida la nizak, che quando c'è un danno al danneggiato, che aveva un toro che valeva diciamo 100 sus e adesso vale 35 sus, non che vale, riceve 35 sus perché riceve anche il valore del toro vivente. Ma ciò non è illogico che il danneggiatore guadagni e il danneggiato perda. Aval echa delle capseda al nisak, però nel caso che non c'è una perdita al danneggiatore, che come per esempio che goan shor shaveh chamesh sleim, un toro che vale 5 sleim, che sono 20 sus, shenagach shor shaveh chamesh sleim, è un toro e incornò un toro che vale 20 sus e lo uccise, e adesso vanvela yafash lo shimsus, adesso il valore della carcassa aumentò e vale 30 sus. In questo caso avremmo potuto pensare che il danneggiatore shaki nami e mazik bishivcha, che il danneggiatore possa appropriarsi anche di una parte dell'apprezzamento, dell'aumento del valore della carcassa. Come abbiamo detto, che ciascuno prende la metà di ogni animale e perciò ognuno riceverà come dire, 35 sus. Perciò dice Rabbi Uda che Gomer, Shalem Shalem, Balim Shalmim, Balim Natim, che deve per forza pagare il danno, non è, cioè, non può esserci, cioè, esistere un caso che lui guadagni. Amale ravacha bar tachlif le rava. In che se è così, che Rabbi Yehuda dice che non deduce dal verso vegamatamente chazzon, così come dice Rabbi Meir, che il deprezzamento appartiene solo al danneggiato e che il danneggiatore non deve pagare più della metà. Ma troviamo che Mazzino Rabbi Uda che Tam Shalem Yoter Mechatzin Nezek, ma ci può essere un caso che un toro Tam deve pagare più della metà, che sappiamo che nella Torah un toro Tam paga solo la metà, la metà del danno, non di più. Ma per esempio un caso di un toro che vale 50 sus, per esempio, che incornò un toro che vale 40 sus e lo uccise, adesso la carcassa vale 20 sus, e perciò vediamo che il danno è di 20 sus e perciò la metà è 10 sus. E si dividono tra di essi il toro vivente e il toro morto, vediamo che il danneggiato riceve 35 sus, che ciò è più del valore della metà del toro danneggiato, che il danneggiatore non deve pagare più della metà del valore del sortam. Perciò rispose Rava,
יתר רבי יהודה פחת שפחתה מיתה מחצין בחי כאילקזו כאיל דפרסמנטו הקז דל תורו מורטו non può essere più della metà e viene il risarcimento del danno viene effettuato per mezzo della vendita del toro vivente e si ricava il denaro da lì dal toro della vendita del toro vivente Gagmara Minale dove sarà Biuda che è così risponde poiché dice a Torah vegam mi vegam et amet echazun che deve pagare solo la metà e non di più chiede la Gemara che Rabbi Yehuda le se noten chazi achai e se chazi achai e chazi amet e se chazi achai e chazi amet ognuno si prende la metà di entrambi gli animali cioè l'abbiamo già studiato da un verso che il danneggiatore è socio nella carcassa del danneggiato. Secondo Gemara, Rabbi Yehuda lo impara due insegnamenti da questo verso, poiché in Ken, in questo verso viene insegnato solo che non deve pagare più della metà, Nichtov Kra, Vetamet, c'è scritto Torah, Vetamet, Vegam, Amet e Chazon. Perciò Torah invece di scrivere Vegam avrebbe dovuto scrivere solo Vetamet e Chazon, senza la parola Vegam. Però siccome la Torah scrive mai vegan, siccome la Torah dice menziona anche la parola vegan, sono finata tarte, ciò per insegnare un altro din che il danneggiatore è, diventa socio anche se la carcassa aumenta di valore, ma anche Rabbi Yehuda ammette che se la carcassa si decompose e perse di valore, che il danneggiatore non deve partecipare del danno aggiuntivo poiché il danneggiato comunque avrebbe dovuto occuparsi della carcassa subito. Teniamo qui e grazie per l'ascolto e che Hashem vi benedica.